il Teatro Romano di Lecce è diventato Tebe, dove l'Antigone si svolge all'indomani della morte di Eteocle e Polinice. In scena ci sono i giovani attori del Liceo Virgilio che a conclusione del laboratorio teatrale Virgilio in scena hanno presentato una versione dell'Antigone di Sofocle ridotta e riveduta dalla regista Rosaria Ricchiuto. Il laboratorio teatrale Virgilio in scena rappresenta uno spazio ormai irrinunciabile dell'offerta formativa del liceo. Quest'anno gli allievi, con la supervisione della docente referente del progetto teatro Gabriella Calogiuri, si sono cimentati con l'Antigone di Sofocle, riformulato in due atti rispetto ai cinque dell'originale, una rappresentazione arricchita dai monologhi di Carmelo Bene e non solo. Antigone, dobbiamo piegare la testa. Eppure follia la tua! Davvero credi che io possa farlo? Il bene io ho scelto, ma ho bisogno di te, ho bisogno del tuo aiuto, era anche tuo fratello, ricordate! E che cosa pensi di fare? Non mi piacciono questi discorsi, ma sai che cosa significano? L'Antigone è il dramma della pietà, della compassione e soprattutto del coraggio che infrange le convenzioni e le regole, ma è anche il dramma dell'odio fratricida e del delirio di onnipotenza proprio di ogni potere ottuso ed autoreferenziato che si erge a giudice supremo di ogni agire ed essere. Come ormai consuetudine del laboratorio curato dalla Ricchiuto, il tema del dramma diventa occasione per allargare la riflessione ed investire di senso la nostra contemporaneità, anche attraverso significative incursioni del nostro patrimonio culturale. Una selezione di monologhi filosofici di Carmelo Bene, alcuni brani di Tenco, Modugno e Capossela e brevi monologhi di donne coraggiose di epoche e luoghi diversi, Rina Durante, Renata Fonte, Frida Kahlo, affidati a conclusione dello spettacolo all'interpretazione delle giovani attrici del laboratorio che hanno voluto così sottolineare il valore universale del messaggio di Sofocle. Affrontando ogni giorno la loro morte quotidiana, più e più volte infierirono di zattie, frugando tutti, cercando il denaro e i gioielli celati, il mitico oro degli armeni.